Due righe seminascoste in fondo a un post senza firma vuol dire che a scrivere è Grillo in persona. Da oggi è nuovamente possibile per gli autorizzati segnalare i commenti dei troll, si legge, o degli utenti che contravvengono alle regole del blog. Partecipate numerosi. La caccia agli infiltrati nelle pagine web è dunque aperta a quelli che si nasconderebbero dietro finti profili per contestare la linea di Grillo, ma che col movimento non avrebbero nulla a che fare. È il primo risultato evidente della fibrillazione che attraversa i 5 Stelle in questi giorni e che probabilmente continuerà fino a mercoledì, quando anche loro incontreranno Bersani nel suo giro di consultazioni. E lo faranno, non a caso, con una diretta su internet, tanto per fugare ogni dubbio su accordi diversi da quel no intransigente deciso da Grillo. Sulla fiducia o meno al possibile governo di centrosinistra i sentimenti però non sono concordi, e forse è naturale che sia così vista la provenienza dell'elettorato grillino. Chi lo ha analizzato lo ha definito diversificato, composto da delusi di centrodestra e centrosinistra quasi in identiche proporzioni. Per questo nessuna consultazione popolare sembra possibile. Grillo sa che un voto virtuale o reale sul che fare con Bersani sancirebbe la spaccatura, in parte già emersa con l'elezione del presidente del Senato Grasso. E allora serrare i ranghi e ridurre il dissenso, questo sembra l'obiettivo legittimo del leader, che dall'incontro con Napolitano per le consultazioni è rimasto favorevolmente colpito. Sì, ma qui mi piace tutto. Allora dobbiamo trovare un altro, non chiamarlo più morte. Mi è piaciuto molto, dobbiamo trovargli un nuovo soprannome, dice Grillo nel labiale di questo fuorionda. Morfeo, quello usato da anni per attaccare il capo dello Stato, non è più adatto. Evidentemente Napolitano deve avergli tenuto testa in quell'ora di colloquio. Che crimi ha raccontato poi online con frasi che a molti sono sembrate offensive. Non si è addormentato, Beppe è riuscito a tenerlo abbastanza sveglio, ha detto il capogruppo dei 5 Stelle al Senato, prima di ricorrere a scuse e smentite.